1, Nettuno e 100.000. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già Ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Eh sì, 1, Nettuno e 100.000, perché 1 se lo volete in setole naturali, buono, di gran lusso. Nettuno invece una linea di pennelli in setola sintetica, 100.000, perché potrete comprarne veramente molti di più rispetto alla setola naturale, pur non rinunciando alla qualità di un bel dipingere con un buon pennello. La Tintoretto ci ha inviato la serie Nettuno da provare, l'ha inviata a me e io come sempre la porto sul piano da lavoro di Arte per te e la provo insieme a voi. L'ho provata proprio per la prima volta con voi, ho aperto la bustina proprio per non fare sfalsare le mie prime impressioni, perché il pennello, se ti funziona bene tra le mani, lo capisci usandolo già dalla prima volta e quella è la sensazione che ti porterai dietro durante tutte le sessioni di pittura che affronterai con quella gamma di pennelli. E allora non vi anticipo nulla, andiamo a scoprire insieme la gamma Nettuno dei pennelli Tintoretto. Ed ecco sul nostro piano da lavoro la serie Nettuno della Tintoretto. Mi sento come una bambina davanti a una vetrina di un negozio di dolci. Non vedo l'ora di provare con voi per la prima volta questi pennelli che mi sono stati inviati dalla Tintoretto. Mi ricordo che Tintoretto è un grande marchio made in Italy di grandi pennelli, e non per pareti grandi ma per grandi dipinti, perché la prima parte della riuscita di un lavoro dipende sicuramente dagli strumenti che utilizzate. Allora, da tanto tempo Tintoretto collabora con Arte per te, mi hanno inviato un po' di novità, tra cui una serie, la serie Nettuno, che farà finalmente felici anche gli acquarellisti animalisti. Infatti è una serie completamente sintetica che promette di non avere nulla, assolutamente nulla da invidiare ai migliori pennelli da acquarello, da una selezione di setole sintetiche molto particolari, da commistioni di varie linee Tintoretto è nata appunto questa serie Nettuno nelle due linee, la 780 e la 783. Quindi la 783 i pennelli piatti e la 780 i pennelli tondi, eccoli qua. In varie numerazioni che potrete scoprire sul sito, vi allego il link del sito qua sotto, ora vediamo come performano. A noi interessa che trattengano il colore, che lo spandano nella maniera giusta, che siano facilmente guidabili dalla mano e che non siano loro a guidare la mano, e soprattutto che siano dei pennelli economici, ed effettivamente questi lo sono, perché costano la metà dei loro corrispettivi in setole naturali, e quindi un occhio agli amici animali. Diciamo che non viene ucciso nessun animale per fare dei pennelli, ma sono le rimanenze di altre produzioni che vengono usati per fare i pennelli, per intenderci. In questo caso, se qualcuno non volesse proprio avere tra le mani nulla di animale, ecco che nasce la serie Nettuno. Innanzitutto guardiamo nell'estetica, che mi piace tantissimo perché ha quel quid di vintage che mi piace da impazzire. E il manico è satinato e verniciato a burattino, significa che tiene tranquillamente il bagnato e che quindi non andrà ad esfoliarsi e a staccarsi in particelle come succede in molti pennelli, spesso succede soprattutto in quelli laccati esteriormente. La verniciatura a buratto permette che la vernice si insinui nelle fibre del legno e che quindi non abbandoni più il manico. Quindi potrete anche lasciare il vostro pennello a bagno nell'acqua e questo non esfolierà mai. In più, il fatto di avere un grip leggermente più ruvido e meno liscio dei pennelli laccati consente una migliore presa, devo dire. A me piace sentire la materia del manico del pennello, la materia lignea del manico del pennello, e questo tipo di verniciatura non la tradisce. Passiamo poi alla ghiera, che è la parte forse di questo pennello che mi piace
piace di più la ghiera ottonata, che di solito è nichelata e basta, qui invece è portata sull'opaco. È questo che dà questo tono vintage un po' retro a questo pennello, conferendogli una bellissima eleganza. Insomma, come nel make-up si guarda il packaging, anche l'estetica degli strumenti che usiamo deve essere, e voglio che sia, curata, anche perché uno studio o un piano da lavoro con belli strumenti acquisisce subito un tono differente da cose fatte male e brutte. Le setole si presentano così, belle scure, a netto contrasto col manico chiaro ma in tinta con la scritta. E adesso andiamo a provare sia i numeri più sottili che quelli più grossi, vediamo come trattengono il colore. Cominciamo dal tondo più grande, che è il tondo numero 16. Libero dalla colla il pennello, li sto usando per la prima volta con voi perché voglio che sentiate la mia vera reazione e non reazioni viziate già dalla conoscenza del prodotto. Come al solito mi oriento su un bel blu e provo il numero 16 della linea 780 sintetico Nettuno, provandolo da bagnato su asciutto. È super carico di acqua, wow, bellissimo, è molto elastico, guardate come muove la codina, molto flessibile e spande il colore uniformemente. Io sto usando una buona carta per acquarello, che è questa con il 25% di cotone della Fabriano, e come acquarelli sto usando i Godet della Ferrario, quindi sto usando tutti i materiali di un certo pregio per dare la massima performance a questo prodotto, cioè io voglio vedere come funziona nel momento in cui intendo fare qualcosa a cui tengo. Diciamo che la stesura da bagnato su asciutto è ottimale. Adesso bagno anche una porzione di carta e provo il bagnato su bagnato. Vi faccio notare, guardate, vedete il movimento che fa la coda del pennello, quindi segue molto la flessuosità della vostra mano, quindi è molto molto flessibile. Guardate come raccoglie l'acqua della pozzetta e guardate come non la rilasci al momento in cui io mi muovo sul foglio, anche così spasmodicamente, questo è anche molto importante, la intrappola tutta tra le setole, ma nel momento in cui io abbandono quindi il pennello sul foglio, lui la rilascia in maniera decisamente uniforme. Perfetto. Poi la carta se lo chiama come deciderà lei. Il tratto, se voglio dare l'indicativo del tratto liscio, è così, aspettate che ve lo carico maggiormente, è un bellissimo tratto e riesce ad essere molto molto sinuoso. Mi piace molto questo pennello, manico corto, massima flessibilità, le setole sono molto flessibili, quindi vedete si piegano al passaggio ma poi ritornano in asse, questo è molto importante perché significa che non ci abbandoneranno durante il percorso e che non saremo solo noi ad avere la responsabilità del nostro dipinto, come può succedere magari in una setola molto morbida dove dobbiamo andare anche di lavoro a rimbalzo, ma qui possiamo anche affidarci alla affidabilità del pennello che segue il nostro gesto e da solo riesce a tornare in asse, quindi anche per i meno esperti, tutto sto giro di parole, sono ottimi anche per i meno esperti, diciamo così. Adesso di seguito faccio le stesse prove via via con i numeri più piccoli. Man mano scendendo di numero anche la flessibilità dovrebbe essere accentuata. Cattura benissimo anche il colore dal Godet senza perdere la forma, non perde gocce, è fantastico. Bagnato su asciutto, tratto dritto, tratto flessuoso, wow, molto belli, devo dire che mi piacciono, bagnato su bagnato. Vado avanti coi numeri e poi ci vediamo alla fine di tutto il percorso. Scendo
scendendo al 10 la flessibilità diventa sempre più elastica, quindi sempre più stin reattiva, e di conseguenza la cattura del colore diventa sempre maggiore, perché seppure il pennello risulta più piccolo, un pennello più piccolo è leggermente più rigido, intendendo con rigido non un difetto ma semplicemente una padronanza di movimento, e quindi riesce a catturare sia più colore dalla pozza che dal godet e rilasciarne in quantitativo più saturo, ed è veramente un bel vedere il colore sparso con questi pennelli. Adesso passiamo alla linea 783, ovvero i pennelli piatti. Ne ho soltanto due numerazioni e vi faccio vedere. Bellissimo. Ora vi dico perché. E adesso vediamo lui con le setoline proprio corte, di questi vi parlo alla fine. Questo cattura una quantità di colore incredibile, il numero 9 già. Quindi se volete degli acquerelli un po' più carichi, secondo me questo è ottimo anche per l'acrilico. Non tradendo la trasparenza, guardate che importanza alla portata del colore. Voto per questi pennelli 10. Senza ombra di dubbio, sono dei pennelli sintetici che si comportano in maniera molto simile ai pennelli naturali, non abbandonando però l'affidabilità e la facilità di utilizzo che può avere anche una martola sintetica, che per me è il basic del sintetico. I pennelli devono avere varie prerogative: trattenere l'acqua e la trattengono, spandere bene uniformemente il colore e lo fanno, mantenere la distinzione di tratto a seconda della numerazione, e come vedete è chiarissimo che il passaggio degrada al degradare del numero, quindi sono effettivamente quello che si dicono di essere, avere una buona flessibilità e mantenersi bene con il tempo e con i lavaggi. Quest'ultima attenzione la potremo vedere col tempo, quindi ve ne parlerò dopo averli utilizzati un bel po', o meglio ve ne riparlerò e vi dirò che non ha mantenuto la promessa se dovessero deperirsi, ma se come promettono rimarranno in buono stato a lungo, me li vedrete usare e quindi non ci sarà bisogno di aggiungere parole. Detto ciò, a me interessa più che la manutenzione del pennello, interessa, che è comunque importante, mi interessa soprattutto l'affidabilità pittorica del pennello. Quando vedete un acquerello su un supporto dovete distinguere quello che è il lavoro della carta da quello che è il lavoro del pennello, e vi posso assicurare che questi pennelli, come avete potuto vedere, hanno lavorato benissimo, imbagnato su asciutto, guardate che campiture che sono riusciti a dare, non v'è segno di passaggio di setola, sono spettacolari. Ho richiesto una campitura larga anche a un pennello 02, che non serve per questo ma serve per le particolareggiature, e guardate che omogeneità di rilascio del colore. Guardate, attenzionate anche quando le fate le prove. Io vi dico queste cose perché anche quando andate a fare le prove, che ne so, in un negozio di belle arti, magari in alcuni negozi, quelli più messi bene, diciamo così, c'è la possibilità di provare delle campionature di pennello. Allora, cosa dovete attenzionare? La nitidezza di tratto, quindi non tanto quello che c'è in mezzo al tratto, ma più che altro lo spessore, se gli spessori vengono mantenuti al degradare del numero, e soprattutto l'affidabilità del passaggio, il bordo non deve essere sfrangiato, non devono uscire peli. Ogni tanto capita che anche i clienti, richiudendoli malamente con le ghiere in plastica, disturbino quello che è l'assetto naturale del pennello. Casomai vi ho fatto un video dove vi ho anche fatto vedere come sistemare i pennelli che hanno le setole un po' distorte. Se lo trovo ve lo metto qui dove c'era il colpallino, se per caso non l'ho fatto, perché adesso non ricordo quello che
che dicevo in accademia ai miei studenti, da quello che ho detto qui su Arte per te, se dovessi non averlo fatto, ve lo farò molto presto, perché non ci vuole molto, non ci vuole nulla a recuperare un buon pennello. Quindi in questo caso non c'è nessuna dispersione laterale del colore, nessuno sfrangiamento del colore, diciamo che il tratto sta entro la linea segnata. La flessibilità è fantastica in tutti e guardate piano piano come il pennello a setola più piccola, ricordatevelo sempre, più meno setole ci sono, meno acqua prende il pennello, meno acqua prende il pennello, più saturo è il colore. Per questo i colori grandi, i pennelli di numerazione grande hanno un il colore ha una tonalità più acquosa, perché catturano più acqua. Quelli piccoli, naturalmente poi c'è metodo e modo per fargli catturare anche acqua, sto molto semplificando, però in una prova tecnica come questa ne catturano di più, e in questo catturare di più può anche succedere di sgocciolare, di perdere del colore. Bene, questo su questo foglio, come vedete, non è capitato. Quindi una pulizia di tratto fantastica. Che dire, ragazzi, mi sono piaciuti questi pennelli un sacco e ringrazio la Tintoretto per averceli mandati. E siccome la Tintoretto non li manda solo a me, ma li manda anche a voi, alla fine del video ve ne regalerò una parte. Se volete investire in qualcosa che sia tanto bello, tanto utile, quanto anche che strizzi l'occhio all'ecologico, diciamo così, perché non ha utilizzo animale al proprio interno, la linea di sintetico Nettuno Tintoretto forse è quello che stavate cercando. Cercate rivenditori, Tintoretto non ha uno shop online, vende solamente nei negozi di belle arti, quindi andate dai rivenditori e magari provatelo lì e fatevi voi stessi un'idea. Io vi ho raccontato la mia il più oggettivamente possibile, facendovi vedere quello che facevo. Bene, spero che questo video vi sia stato utile, vi lascio alle foto riepilogative con i numeri in evidenza dei pennelli e dopodiché vi aspetto di là per regalarvene qualcuno quella. Va bene, ragazzi, a dopo le foto. Allora, ragazzi, avete visto che mi sono piaciuti proprio tanto. Io li ho usati con l'acquerello, ma se dovrete affrontare un lavoro di pregio con acrilico o con tempera all'uovo, posso assicurarvi che vanno bene lo stesso, specialmente la linea dei pennelli piatti, perché accompagnano molto bene il gesto pittorico, hanno un'ottima flessibilità, un buon ritorno in asse, trattengono una giusta quantità di colore e la rilasciano in maniera omogenea, avete visto, e generosa. Una gamma di pennelli molto più economici dei pennelli in setola naturale, che finalmente potranno accontentare le persone che non amano la setola naturale, ma che non di meno amano tantissimo acquerellare, dipingere e quindi divertirsi e avere degli strumenti che performino davvero bene. La specificazione: questo video non è in collaborazione con la Tintoretto nel senso classico, nel senso che la Tintoretto non mi paga per recensire questi prodotti, me li ha inviati veramente molti, devo dire la verità, e li ringrazio per questo, ma li ha inviati a me per farmeli provare, per avere tra virgolette una mia opinione, non che allora interessi, ma per vedere se gli mi piacevano, e in caso mi hanno detto: se qualcuno te ne piace, se vorrai farci un video ci farà piacere. Bene, io ve ne farò vedere più di qualcuno, perché questi prodotti sono fantastici e non perché mi paghino, ma perché lo penso veramente. Di contro mi va anche di dire un'altra cosa: prendete le mie recensioni, non parlo di YouTube, parlo di Ombretta che è meglio, prendete le recensioni dei miei canali come semplicemente degli appunti da conservare nel cassetto. Io vi ho fatto vedere questi pennelli, ciò non significa che adesso dovete uscire in massa e andarli a comprare tutti, assolutamente no, ma un domani, quando il vostro pennello d'acquerello vi si esaurirà completamente, e allora a quel punto ricordatevi delle recensioni di Arte per te e andate a scegliere tra le varie cose che ho recensito quella che fa più al caso vostro. Questi non devono essere video che vi facciano spendere soldi inutilmente, ma devono essere video che vi facciano risparmiare dei soldi.
soldi che vi facciano andare a colpo sicuro all'acquisto giusto, e potete stare certi che tutto quello che recensisco sui miei canali, qui siamo su Arte per Te, ma io parlo di tutti i canali, se lo recensisco vuol dire che lo trovo ottimo al 100%, perché ci metto la faccia, ci metto la professionalità, perché si parla in questo caso del mio lavoro, ci metto la coerenza nel mio modo di vivere. Di conseguenza io penso e spero di essere una persona onesta fino in fondo, non vi farei mai comprare una cosa che non mi piace perché qualcuno mi ha detto di indirizzarvi. Mai al mondo, ragazzi, su questo potete stare certi. Quindi prendete l'appunto, se un domani dovessero servirvi o se domani vi dovessero servire, sappiate che sono degli ottimi, ottimi pennelli. Ovviamente le mie sarebbero parole vacue se non dessi a qualcuno di voi la possibilità di provare una piccola parte di questi pennelli, e naturalmente ce li siamo spartiti, diciamo così. Io li userò per acquerellare i miei acquerelli su Arte per Te, quindi continuerete a vederli performare sul corso di acquerello di Arte per Te, quindi se siete curiosi di vedere come funzionano, seguitemi. Questi, quindi una selezione, due punte tonde e una piatta, la 14 tonda, la 8 tonda e la 6 piatta. Divertitevi a creare con questa serie di gran lusso della Tintoretto, che pur essendo così performante e qualitativamente alta, ha un costo che è davvero abbattuto rispetto alle serie in setola naturale. Il giveaway scade nella data che vedete in sovraimpressione. Unica regola per la partecipazione è essere iscritti ai miei canali Ombretta, Due Corone K e Arte per Te. Rispettate i tempi di scadenza, dopodiché io estrarrò con sorteggio random. Bene ragazzi, non mi rimane che incrociare le dita per voi. Mi raccomando, lasciate tanti commenti qua sotto, avrete più possibilità di essere sorteggiati. Io vi aspetto anche sulla mia pagina Facebook di Arte per Te, metto qui sotto il link, e sul mio profilo Instagram. Non vi perdete le altre sfaccettature del canale. Io vi aspetto anche di là, come vi aspetto sempre sugli altri miei due canali, Due Cuori Una K e Ombretta. E se vorrete, Gabriele ed Enzo vi aspettano anche su Potitoys. Bene, adesso basta cianciare, andiamo a mettere in acqua i nostri pennelli e a dipingere cose meravigliose. Noi ci ritroviamo sempre qua per il prossimo video. Grazie a Tintoretto e grazie a voi, in bocca al lupo a tutti, e da Ombretta e da Arte per Te è tutto. Alla prossima volta, ciao!